C'è Rana, oh che bello, sì. Allora ci tiriamo sul morale. Certo. È in linea? Dovrebbe. Buongiorno, buongiorno. Pronto, buongiorno ragazzi. Senti, sei pronto con una bella barzellettona sulla sfiga? No, ma te non è che io mica sono a radio. Uno sta a fronte, interruttore on barzelletta. Off spenta barzelletta. Ecco. Ci ho provato. Senti, ma Elisa, numero uno, non me la toccare. No, no. Per me proprio cantante alla Pausini, secondo me, gli è da 25.000 giri. Ecco. Pensavo siamo d'accordo. Adesso per me la Pausini e Magoni, no, no, lo so già che adesso finisci dicendo che la, almeno è più buona, dai, dillo. Chi, Elisa? Ma guarda, no, ma te devo dire che tra tutte e due non è proprio questa gran figa che uno ecco. Può oh ragazzi, allora però, innanzitutto sì, sono molto contento perché te vedi eri tanto preoccupato Cristiano di cosa? Della settimana scorsa, sì. Invece hai visto ti hanno dato proprio il nulla osta, siamo un'altra volta qui. Oh, l'argomento del giorno? L'argomento del giorno, come vedi Claudia sta controllando il suo talismano. Sì, è qua. È la sfiga. Però vedi, c'ho sempre il cuore. La sfiga. La sfiga. Oh, ah, guarda, oggi c'è casca a pennello. Perché ma sembra... no. No, sì, sì, mi per quel gira. Che mi riguarda, sì. Pensa secondo me oggi che giornata sfigata. Mi moglie ecco. Gli ha preso il morbì ecco. E c'ha da controllare le misure delle tende da mettere sulle finestre, ma ha messo una. Sarà una montagna di tende, un centinaio. Però Stefano, meglio il morbillo di altre cose, insomma, se vuoi adesso in privato ti possiamo raccontare, qui no. No, però. Allora, ascolta, non è il morbillo. Non ha capito, il morbì. Cos'è? Il morbì in alcune età è quando uno c'ha capito che te deve rompe i coglioni come ecco sì. Capito? Adesso è stato molto anche, chiaro adesso esatto, hanno capito anche i sordi in maniera pressante tipo come poteva essere Baresi quando giocava in difesa ante il Milan entro la nazionale capito? Senti, sai Stefano, che visto presta, che dimmi. No, che ho già fatto questa gaffe, no, subito, sì, così perché non sono morbillo. Mi giustifico perché non sono ancora il morbillo. Il morbillo. Te sei veramente un po' di terra Cristiano. Sì, proprio. Hai ragione. No. Claudia mia, come siamo capitati. Hai capito? Ma in ecco. Primi tempi. Di sfiga, ognuno c'ha la sua. A proposito di sfiga, ecco. Capito? A te non che tutte le domeniche avete finito? Ne avete ancora per molto. Per fortuna un complice. Ti volemmo bene, Cristiano. Santoro, dai, sì, ma sì, ma assolutamente. No, ma a parte il com'è il morbì? Sì. Il morbì. No, ma i primi anni del insomma, quando all'epoca spostai la residenza qui vicino a Ancona, sì. Io non riuscivo a capire perché si chiamavano tutte Lia. Sì. Io andavo in giro e dico, ma come mai qui ad Ancona questo nome è così diffuso? Si chiamano tutte Lia. Lia invece era lei. Era lei. Non che si chiamasse Lia, ma io ci ho messo del tempo per capire. Sì, era, sì. Dillo pure. Era una quando io stavo del gruppo al Piccio da Fioli, ancora c'era i gruppi, no? Sì. Allora te tu stai del gruppo, io sto al Piccio, io sto in Pineta, io sto al Passetto, io sto al Stadio. Allora c'era stavo del gruppo, c'era una si chiama Maria Pia. Del Piccio. Allora, ma sai, Ancona, Pia, capito? È voce del verbo, però la chiamavamo Maria Prendi, no? Perché così è perché ci sembrava Pia, ci sembrava volgare, capito? Maria Prendi. È una presenza Pia, beh, ci poteva stare. Vabbè, come cioè la nonna mistico. Di uno che ha detto che c'era la guerra nel Golfo Pesco. Detto, ma no, non è Pesco, è Persico. No, Persico è dialetto. Fantastico. Ma il persico sarebbe l'albero delle pesche. Sì, no? Oh, vedi che allora Ranucci ogni tanto qualcosa ci arrivo, non tutto, dai. Vabbè. È arrivato sull'albero delle pesche. Era miseria. Vabbè. E quindi tutte ste tende c'hai in giro per casa? C'ho le tende, guarda. Un centinaio di tende da piare le misure su e giù, poi questa è lunga, questa è stretta, questa è la. Poi io già le capo con le misure o ne indovinassi una. Hai comunque i gatti che ti aiutano, dai. Sì, cioè, lasciamo perdere che oggi c'ho una gatta in terapia che c'ha una ferita in una zampa, io ho messo, sai, il collarino vittoriano, sì, sì. Quelle lì. Oh,
dove, dove la testa diventa tipo una parabola. Bravo, esatto. Sbatte, da, tu, sbatte da tutte le parti, mi fa sbudellare, ride lì a Purina, ride un po' meno. Non, te fa, non fa le fusa neanche. Però d'altra parte da lì deve passare, se no non si cura. Esatto, cioè, e noi che c'ha il problema che quando gli metti sto collare non c'ha più la funzione delle vibrisse, capito? Certo, dei baffi che e sente le distanze, capito? E quindi sbatte dei muri, devi vedere che roba. Ecco, poi c'ho quell'altra che si diverte, gli salta sopra perché pare in gioco, capito? Quindi, allora, insomma, come si chiama la micia? Allora, questa che è in terapia, quella che vedetemi che io gli appoggio il libro sulla testa, si chiama Violetta. Violetta, ok. Violetta da Violetta della Traviata. Ecco, lo volevo. Capito? E poi invece quell'altra si chiama Rosina dal Barbiere di Siviglia, perché noi a casa siamo de cultura, capito? Ah, ecco. Ma senti, quindi Violetta che gatta è? Che visto, che, visto che ti sei ispirato alla Traviata. No, beh, no, 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 si capirà, gliel'avevo cugita la. Ah, ecco, eccola lì. E tutte e due cugite. Perché del due non si sa mai. Però, ti stiamo vedendo su Facebook con i tuoi gatti, quindi siamo sempre lei, lì. Lei, è lei? Sì, esatto, ok. C'ha la parabola. C'ha la parabola, lei vediamo di prendere qualche canale. In più. In più, più del digitale terrestre, ma no, quando vedi il 112 basta, fermati. Più che sufficiente, insomma. Stefano, ecco, ti ringraziamo, ti lasciamo, buona domenica. Senti, ti dico una cosa, prego. Faccio una buona domenica a tutti questi grazie. Che ci ascoltano, a voi. E la prossima domenica, se mi chiami un minuto prima, che mi dici l'argomento, io c'è caso che te la trovo una barzellettina sull'argomento. Va bene, va bene. Però un milione, quindi così hai capito. Faccio, almeno, faccio poi mea chiudiamo, culpa, hai ragione. Non ti preoccupa, chiudiamo col botto, capito? Noi, ecco. Allora ragazzi, niente, quindi voi mi abbandonate e a me mi tocca rituffarmi nelle tende. Esatto. C'ero la scusa di stare qui a discorrere con voi altri. Sì, oh, comunque puoi sempre venire qua in studio, Ah, che sì, ci fa piacere. Certamente, bravo. Certamente, così passiamo una giornatina mattinata insieme. Ecco. Noi siamo sempre qua. Sempre. Va bene, ragazzi. Okay. Oh, una buona domenica. Grazie a tutti. Anche a te, ciao, alle tue tende e alla tua compagna. Grazie. Ciao, 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 ciao Stefano. Ciao, ciao. Ciao.